Ciao a tutti, che sono tenuti in questo nuovissimo episodio di Minecraft Ita. In questo episodio voglio parlare un po'. A parte il portale che mi sta rompendo i timpani. Allora, come vedete qui sto costruendo il tunnel. Come vedete sono tutti slab per risparmiare blocchi. Ci metto più tempo, però risparmiare blocchi e farlo più figo mi sembra la cosa più opportuna da fare. Insomma, è più figo così che tutto un blocco unico di cobblestone, no? Comunque, volevo parlarvi della mia situazione come partner, perché so che bene o male c'è gente a cui interessa. Allora, io da gennaio sono partner con TGN, ma ora ormai è tempo di cambiare, ecco. Allora, TGN ora come ora non è il network adatto a me, perché offre dei pagamenti troppo bassi, quasi irrisori rispetto alle visualizzazioni che faccio. E più che altro, beh, se era solo per i pagamenti non mi interessava più di tanto. TGN, ok, rimango. Il problema qual è? È che da gennaio 2013 ci sarà un lock-in di un anno. Ora, per chi non sapesse, un lock-in si intende che tu non puoi cambiare contratto per un anno, quindi devi stare con loro, che tu voglia o che tu non voglia, perché hai firmato il contratto. Dunque, qual è il problema? È che io a stare un anno con TGN, quando non è sicuro nemmeno se esce la dashboard, che sarebbe la cosa che ti fa vedere quanto guadagni per ogni video proprio in tempo reale, non devi aspettare 2 mesi che ti esce il pagamento, non è sicuro manco che esca la dashboard prima dei 60 giorni richiesti dal contratto per rescindere, per appunto il contratto. Quindi io ho già inviato le mail di Unpartner per partnerizzarmi e così. Dove andrò? Sono abbastanza sicuro di dove andrò ora. È un network italiano. E vabbè. Beh, probabilmente avete già capito guardando gli episodi Tech It col tubo e robe varie con chi ho intenzione di andare. Però vabbè, io voglio fare comunque il vago, che è più bello fare il vago, no? Non approvate, I don't care. Allora, perché sto facendo tutto sto tunnel? Per i ghast, perché può essere fastidioso, e questo devo spostare uno più in qua. Ecco. Dov'è? Oddio, dov'è? Quanti sono? Vedete, la cobblestone non è affetta. Però questo sì, però, porco il cane. Oh, per fortuna che c'ho questa. Minchia, se no, cioè, cacciotta, se no, cioè, è per questo. Allora, ora facciamoci anche questa parte del tunnel velocemente. Qui poi bisogna andare in diagonale. Qua mi sono fatto una bella scorta di roba, anche se sta già per finire. Vediamo bene. Facciamolo direttamente così, no? Quello che sto pensando ora. E qui poi, no, te la fai così. Fino al tunnellozzo. Vabbè, la prima parte dunque è fatta. Bene. Guarda lì che c'è un ghast. È fermo perché è lontano più di, penso, 60 blocchi da me. Quindi non può muoversi.
Vedi, ora vediamo se riesco a colpirlo. Non ho frecce, porco di un demonio cane. Mi ci vorranno tanti altri cose. Poco, ma sicuro. Molto sicuro. Ora, per comodità farò anche questo blocco esterno. Così sarà più semplice. E niente, ora continuerò a fare questo per chi magari pensasse ora fa qualcosa di figo, di intrattenente. Purtroppo penso che non parlerò per il resto del video. No, scherzo. Insomma, ho preso 4 nella verifica di fisica. Beh sì, di qualcosa dobbiamo parlare, no? Ma non perché io non abbia studiato, io non per vantarmi o cosa, sono abbastanza, abbastanza, non dire molto che dopo mi picchiate. Sono abbastanza bravo a scuola. Però qual è stato il problema con questa verifica? Che non ho avuto tempo di finirla. Come il 98% della mia classe. Ma lasciamo stare. Ok. Mi fa paura, non ho nemmeno frecce per contrastarlo. Quindi se anche voi andate a scuola, mettete mi piace. Non andate a scuola, andate bene o andate male. Così dovete mettere mi piace per forza. A meno che qualcuno non vada a scuola. In quel caso... Ma se hai lasciato gli studi, penso che tu abbia fatto una cosa giusta, ora come ora, perché... Anche se con la laurea, ammettiamolo, c'è gente con esperienza e lauree che non trova lavoro. Come pretendiamo noi studenti che quando usciremo dall'università ci vengano a chiamare a noi, che non abbiamo esperienza, siamo neolaureati, avremo pure la laurea, ma non abbiamo esperienza, quindi non possiamo lavorare. Però quelli con l'esperienza e laureati non li prendono lo stesso perché è Italia e questo e quello. Se volete la mia opinione puramente personale, probabilmente molti di voi non saranno d'accordo, però ora come ora studiare a livello classico, nel senso ti fai una laurea triennale e cerchi lavoro, ora come ora è inutile. E non lo dico perché ho preso 4 nella verifica di fisica. Sinceramente penso che la fisica, a meno che uno vada a fare lavori specialistici, sia pressoché inutile a livello accademico. Cioè no, a livello accademico è importante, però a livello lavorativo penso sia abbastanza inutile, soprattutto se uno sta in Italia, perché sta fuga dei cervelli, robe varie, tanto per dire. Opinioni personali, è giusto per parlare. Poi lì bisogna raggiungerlo. Ma sono cazzi. Cosa devo fare? Devo fare così? No, devo allungarlo di uno. Ti levi, grazie. Dai, ti levi. Dai, dei, porco demonio. Ecco, questo penso fosse dovuto. No, questo no. Questo sì. No, sbagliato. Comunque sto vedendo che vi sta piacendo molto la serie Tech It col tubo. Il problema maggiore sarà fare il resto. Potremmo fare qualche altro layout. Però questo mi piace. Guardiamolo da fuori. Potrebbe giuttare figo farlo per tutta la durata, tutta la lunghezza. Però sinceramente penso che l'ho off camera. Quindi scusatemi se questo video è stato cortissimo, se non ho detto praticamente niente. Però volevo fare un video così, però non ho tempo. Quindi penso che stanotte metterò a fare tutta sta roba e domani registrerò un altro episodio. Quindi per questo episodio era tutto.
mi scuso ancora per fa più e ciao a tutti.